Fortunato, presidente dell'associazione allergica del Molise. Allora, stasera è un'occasione buona per sapere magari qualcosa in più su queste allergie che... E in particolare sui vaccini. Ecco, i vaccini che sono appunto queste cose che noi ormai siamo diventati tutti vaccinati di altre cose. Se c'è un vaccino anche per è un farmaco. Chiamiamo vaccino. Un po', che cosa, com'è la situazione in questo momento? Allora, io mi è capitato 8 anni fa, sono stato punto da una Vespa e sono andato in shock anafilattico grave. Ho avuto un arresto cardiaco e mi hanno salvato in ospedale. Sono stato un miracolato. Poi, grazie all'ospedale pronto soccorsi di Termoli, mi hanno salvato la vita. E allora, dopo 2 giorni, mi sono documentato e c'era questa terapia desensibilizzante. Che più che vaccino, chiamiamo vaccino, ma è un farmaco, perché il vaccino è fatto con altre sostanze, questo è fatto col veleno, viene fatto col veleno delle api, sì, o delle vespe. Sì. Praticamente ho iniziato a fare questa terapia e ho visto che però nel Molise peccavamo di tanti problemi. Avevamo una sede inadeguata, a un certo punto ci dovevano mandare ancora a rifare i richiami, e allora ho detto: perché non facciamo questa associazione? E abbiamo fatto associazione, abbiamo fatto valere i nostri diritti, ho fatto spostare la sede dell'allergologia, ho fatto rimettere le impianti macchinari? No, le somministrazioni, perché dovevano andare ad Ancona. Ho fatto alzare, prima pagavamo 4 somministrazioni, pagavamo 40 euro. L'ho fatto portare a 8, sempre 40 euro. Poi adesso ho fatto rimettere il farmaco, che si chiama dell'Arcabello, è passato gratuito, però siccome che ci sono 2 tipi di farmaci, l'altro farmaco si pagava. Allora sono andato alla regione, tramite un consigliere, si chiama Angelo Primiani, del Movimento 5 Stelle, mi ha fatto un'interrogazione parlamentare e mi è stato... l'hanno votato tutti quanti e lunedì dovrebbero firmare la somma di 130.000 euro per aiutare pure chi fa l'altro farmaco, perché ci sono 2 farmaci, si chiama Anallegro e Arcabello. Beh, devo dire che sei stato battagliero. Sì, sono tanti, diciamo, anni. Sì, molte cose sono state ottenute, sì. Grazie anche alla tua caparbietà. Sì. Insomma, in questo non ho mai... perché hai dovuto provarlo sulla tua pelle. Comunque, sì, però sai. Forse perché non ho mai fatto... non l'ho mai pubblicizzato, forse perché mi vergognavo un po'. Vabbè, non è questione di vergognare. Sì. Vabbè, la tua esperienza ti ha guidato sono in questo... 8 anni, anche perché ci tenevo a stare a questo convegno, perché parecchie persone quando sentono il vaccino hanno paura. Ma invece io dico che io adesso sto riconducendo una vita normale, sono 4 volte e mi pungono. Ma tu adesso, se dovesse succedere, facendoci i dovuti scongiuri, un'altra puntura di... Non mi succede niente, perché sono già 4 volte che mi pungono. Perfetto, questo volevamo sapere. Perché senso... praticamente, e questo è come... Io questa terapia si inizia ogni 4 settimane e poi ogni anno viene allungato di 1 settimana. Io sto 8 anni, me l'hanno portato a 9 settimane. Quindi diciamo che tu adesso hai incorporato gli anticorpi per... Sì, però dopo loro a 5 anni loro lo bloccano, però io devo fare l'ultimo test per vedere se sono diventato... mi sono negativizzato e me lo tolgono. Dovrei fare una cosa ad Ancona, ma spero di andarci quest'estate, perché poi il Covid ci ha anche rallentato. Quello sì. Comunque, per dirti, io i primi giorni non uscivo più di casa, sono andato a comprare l'adrenalina perché... c'è anche l'adrenalina. Se vai in shock anafilattico, l'adrenalina ti salva la vita. A me in ospedale con l'adrenalina mi si è riattivato il cuore. Però io ho iniziato a fare una vita normale, perché vado in campagna, mi piace andare a fare gli asparagi, vado a fare i funghi e sono stato punto anche altre volte, però mi porto sempre la siringa adrenalinica con la borsetta refrigerante. La terapia funziona. Siamo contenti per te, siamo contenti per quello che è come ci hai illuminato anche sulla questione del farmaco. Sì, perché io ci tengo a venire qua, perché parecchie persone sentono vaccino hanno paura, ma invece il farmaco ti salva la vita, puoi ricondurre una vita normale. Grazie allora, Presidente. Grazie, prego, grazie a voi.